Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Ragalna comune Covid free, una notizia che ci riempie di gioia, ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco di Ragalna, Salvo Chiseri, ma non bisogna abbassare la guardia. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Sul fronte Covid, ottime notizie quelle relative al comune di Ragalna, che secondo i dati ufficiali comunicati dall'ASP, dal commissario ad acta per l'emergenza Covid, area metropolitana di Catania, Pino Liberti, risulta essere ad oggi Covid free. Siamo in collegamento via Skype con il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari. Sindaco, Ragalna, comune Covid free, tanta la gioia, come lei stesso però ha ribadito, non bisogna abbassare la guardia. Perfettamente d'accordo. La gioia, come puoi immaginare, è veramente tanta, anche perché ci rendiamo conto che stressare i nostri concittadini a qualcosa è servito. D'altra parte, se siamo la città della salute, insomma, dobbiamo guadagnarcelo questo titolo, giusto? Allora, a parte ogni scherzo, sicuramente è una gran bella notizia, ma continuiamo sempre a raccomandare la massima prudenza, perché essere prudenti non costa molto, e se siamo arrivati a questo traguardo ci piacerebbe molto mantenerlo, soprattutto diciamo aspettando che la nostra popolazione aumenti nei prossimi giorni, perché a parte il calendario, ma questo caldo afoso sicuramente sta spingendo molti dei nostri villeggianti a trasferirsi a Ragalla. Intanto continua l'attività di organizzazione del punto vaccinale a Ragalna. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di riuscire ad agevolare quanti ancora non si siano sottoposti alla vaccinazione. Sì, questa è un'altra delle cose che ci riempie d'orgoglio. Ragalna è stata scelta come primo step per un punto vaccinale proprio per agevolare i flussi turistici, che nel nostro caso sono fatti da villeggianti. Quindi nei prossimi giorni comunicheremo e apriremo le prenotazioni per fare in modo che chi non ha provveduto a vaccinarsi ha ogni possibilità di farlo. In questa cosa stiamo coinvolgendo i medici locali perché anche loro si facciano parte attiva per sensibilizzare questa opportunità, e quindi confidiamo che diciamo si possa raggiungere qualche bel risultato. Fra l'altro abbiamo dei locali eccellenti per fare questo, abbiamo la collaborazione di tanti volontari. Ragalna è un piccolo centro dove magari è più facile incontrarsi e condividere. Curva epidemica sempre in calo in Italia, 835 i nuovi contagi, tasso di positività ai minimi storici. In Sicilia 133 le nuove infezioni nel nostro comprensorio contagi in calo. Da oggi l'Italia è tutta zona bianca, ad eccezione della Valle d'Aosta. La terza ondata del virus è in ritirata e le restrizioni stanno cadendo una dopo l'altra. Via il coprifuoco, si potrà rientrare a casa a qualsiasi ora. Nei bar e ristoranti si potrà consumare senza limiti di orario. Il comitato tecnico-scientifico intanto è al lavoro per fare cadere l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto e la direzione intrapresa potrebbe essere questa. Si potrà fare a meno dell'uso della mascherina laddove non c'è affollamento. I nuovi casi in Italia sono 495 su oltre 81.000 tamponi processati. Si tratta del dato più basso dallo scorso 18 agosto. Il tasso di positività resta stabile allo 0,6%. I decessi sono stati 21, i guariti oltre 11.000 e dunque gli attuali positivi scendono di 10.000 unità per un totale di quasi 77.000. Giù anche gli ospedalizzati in terapia intensiva, 4 i posti letto in meno nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite per un totale di 385 malati gravi, mentre in area medica ci sono 54 ricoverati in meno per un totale di 2.390 ospedalizzati con i sintomi tipici dell'infezione. Oltre 46 milioni di italiani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid, quasi 16 milioni di questi hanno ricevuto anche la seconda dose. La Sicilia è la regione con più casi, 85, ma anche quella col numero più alto di test processati, oltre 16.000 con un tasso di positività dello 0,5%, 2 i decessi, 134 i guariti, 25 ricoverati in terapia intensiva, 262 in degenza ordinaria. Gli attuali positivi sono 5.509. A Catania 30 nuovi casi e intanto il governatore siciliano Nello Musumeci ha annunciato che dal 15 luglio ci si potrà vaccinare anche nelle farmacie.
Screening oncologici dopo il Covid, l'ASP di Catania potenzia l'offerta dei servizi. Rivolto un importante appello ai cittadini in target, effettuate gli esami di screening, un impegno di pochi minuti consente a volte di salvare una vita. Sul fronte della salute e della prevenzione, dall'ASP di Catania rendono nota l'apertura delle agende di prenotazioni per chi, a causa dell'emergenza Covid-19, abbia rimandato le prestazioni di prevenzione oncologica nell'anno 2020. A tal proposito, effettuato proprio con l'intento di offrire il massimo supporto, un significativo intervento di potenziamento dei servizi pianificato dall'Assessorato regionale della salute e programmato dall'ASP di Catania. Così come specificato, gli utenti in target, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto la tradizionale lettera d'invito, potranno contattare direttamente il numero verde di riferimento, ovvero l'800 89 40 07, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13 e il lunedì pomeriggio dalle 15 alle ore 17:30, o scrivere all'indirizzo email screening@aspct.it per prenotare gli esami di screening oncologico. Sarà possibile inoltre recarsi in farmacia per ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Nel 2020, così come reso noto, l'attività di screening oncologico ha registrato un rallentamento in tutta la regione, in modo particolare tra i mesi di marzo e maggio a causa della riduzione di partecipazione. Gli esami offerti alla popolazione in target sono i seguenti: la mammografia bilaterale ogni 2 anni per la prevenzione del tumore della mammella, rivolto alle donne con età tra i 50 e i 69 anni, la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni per la prevenzione del tumore del colon retto, rivolto sia agli uomini che alle donne con età tra i 50 e i 69 anni, il PAP test ogni 3 anni nelle donne da 25 a 33 anni e il test HPV nelle donne da 34 a 64 anni per la prevenzione del tumore della cervice uterina. Nei primi mesi del 2021 hanno già aderito alle attività di prevenzione dei tumori circa 32.000 utenti. È un risultato, ha dichiarato il direttore generale dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza, che si deve al grande intervento coordinato con i medici di medicina generale, le farmacie e al lavoro di squadra di tutti i professionisti operanti nei consultori familiari, negli ambulatori di mammografia, nei laboratori di analisi di riferimento, negli ambulatori di gastroenterologia e al front office telefonico, tutti impegnati ad offrire disponibilità ulteriori in orari alternativi a quelli istituzionali. Fondamentale come sempre la prevenzione, così come sottolineato dal direttore sanitario dell'ASP di Catania, Antonino Rapisarda. La prevenzione è uno dei principali obiettivi della medicina, oltre che una grande opportunità di salute per i cittadini. Invito, ha concluso Rapisarda, tutti gli utenti in fascia di età ad effettuare gli esami di screening. Un impegno di pochi minuti consente a volte di salvare una vita. E adesso passiamo alla cronaca nera. Un incidente si è verificato ieri sera in via Verga a Paternò. Ad essere coinvolte una Fiat Punto ed una moto. Per cause ancora da accertare, sembrerebbe che i due mezzi si siano scontrati violentemente tra di loro. In seguito al forte impatto, il Centauro è sbalzato a terra. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Garibaldi di Catania. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Cambiamo completamente argomento. Con l'ultimo appuntamento ieri sera sulla collina storica si è chiusa la 3 giorni d'eventi organizzata dalle sedi Archeoclub Iblamaior e Paternò. Sono stati 3 giorni di cultura, arte e storia per mettere al centro il passato di un popolo. Con il flash mob sulla collina storica di Paternò si è chiusa ieri sera la 3 giorni d'eventi organizzata dalle sezioni Archeoclub Cittadine, la Iblamaior e la Paternò nell'ambito delle giornate europee dell'archeologia. Un evento culturale vissuto sotto diversi aspetti. Storico, ricordando gli 800 anni dalla venuta a Paternò di Federico II, celebrando l'appuntamento attendendo l'alba dal castello normanno, ritenuto un orologio solare. Ed ancora con una conferenza nella suggestiva chiesetta di Santa Maria in Valle di Josafat per ripercorrere gli studi fatti rispetto alla collina storica e il suo legame con il passato e chiudere ieri sera con una flash mob sempre sulla collina per l'affermazione dei principi di legalità e lotta alla mafia, perché la cultura vince sull'ignoranza, perché la collina è un patrimonio collettivo che deve essere tutelato e valorizzato rispetto alla sopraffazione violenta di pochi. Collina storica di Paternò si chiude la 3 giorni che l'Archeoclub ha organizzato, 3 giorni per vivere in maniera diversa la collina.
Sì, oggi chiudiamo questa esperienza che noi realizziamo per la prima volta all'interno delle giornate europee dell'archeologia. Oggi è la giornata del solstizio d'estate, è l'ultimo giorno di questa 4 giorni che è iniziata appunto 2 o 3 giorni fa. Abbiamo realizzato tante attività. Oggi siamo qui perché vogliamo rimpossessarci di questo luogo, di questa acropoli che sicuramente è stata testimone negli ultimi mesi di atti vandalici e comunque di un uso che sicuramente non è quello congruo. In questi giorni ci sono stati concerti, ci sono state la presentazione di libri, c'è stata un'esperienza ieri mattina di Alba per commemorare gli 800 anni di Federico II a Paternò. Insomma, l'acropoli sta cominciando a vivere. Oggi volevamo concludere salutando il sole, quindi festeggiando questo inizio dell'estate e appunto il solstizio d'estate, ma nello stesso tempo vogliamo dire no alle mafie, no a tutte quelle illegalità che qualche volta, come dire, si insinuano negli interstizi di questi spazi meravigliosi che sono appunto la nostra storia, la nostra memoria. Abbiamo bisogno che tutte le forze in campo, di qualunque colore politico, possano stipulare un patto, no, con la città per recuperare, per rigenerare questa acropoli, per ridargli vita, per fare in modo che i ragazzi possano venire qua serenamente, senza problemi, per avere i servizi necessari. Quindi questo è l'appello che noi lanciamo come Archeoclub Ibla Maior e come Archeoclub Paternò a questa città e speriamo che, ripeto, tutte le forze in campo di qualunque colore possono convergere in un progetto così ambizioso. E torniamo adesso alla cronaca nera. Pace del Mela, in provincia di Messina, la Guardia di Finanza ha denunciato un 55enne per esercizio abusivo della professione medica. Era un panettiere, ma svolgeva l'attività di dentista. Svolgeva l'attività di dentista, ma in realtà era un panettiere. È accaduto a Pace del Mela, in provincia di Messina, dove la Guardia di Finanza ha denunciato un 55enne per esercizio abusivo della professione medica. L'uomo era infatti intestatario di una partita IVA, ma che l'autorizzava a lavorare in un panificio. In passato ha svolto anche altri mestieri: carrozziere, commerciante, ristoratore, antiquario, insomma, tutto tranne quello riguardante la medicina. Eppure il 55enne aveva un buon numero di clienti mentre esercitava abusivamente la professione di dentista in uno studio odontoiatrico nel Messinese, studio privo di autorizzazioni e delle più elementari condizioni igienico-sanitarie. Per lui inevitabile la denuncia per esercizio abusivo della professione medica, studio e attrezzature sono stati sequestrati. Il vero panettiere è stato anche sanzionato per il mancato rispetto dei protocolli di contenimento della diffusione del Covid. I militari della Guardia di Finanza sono intervenuti dopo essersi insospettiti per il continuo movimento di pazienti che si recavano nello studio del falso dentista, sorpreso in flagranza mentre visitava persone sedute sulla poltrona dello studio. Anche l'ASP di Messina ha confermato che i locali sequestrati violavano le più elementari norme igienico-sanitarie. Il sole delle tenebre, questo è il titolo del romanzo a metà tra narrativa e fantasy scritto dal paternese Mario Antonino Paternò che verrà presentato giovedì sera in biblioteca comunale. Non è uno scrittore, ci tiene subito a precisarlo, però ha l'amore e la passione per la scrittura. Da lì nasce questo libro che è un metà tra la narrativa e il fantasy. Sì, esatto. È praticamente la storia di un ragazzino che vive nella Paternò degli anni 60-70 e anche a Catania perché studia lì e che si inventa questo personaggio fantastico che tra mille avventure poi rappresenta comunque sempre l'eterna lotta tra il bene e il male, la luce e le tenebre. Lei è originario di Paternò, però ormai da tanti anni, da diversi decenni, vive in Toscana. Sì, mi sono spostato da Paternò nel 1984 e sono andato a vivere in Toscana, a Sesto Fiorentino per l'esattezza, dove avevo trovato lavoro come decoratore a mano presso la Richard Ginori. Oggi ritorna qui nella sua Paternò e a Paternò presenterà anche il libro il prossimo 24 di giugno. Che emozione si prova? Tante emozioni, anche perché tutto questo per me è un mondo nuovo. Perché, come ha detto giustamente lei, non sono letterato, quindi vedere tutte, anche la preparazione di questi eventi, queste cose, sono abbastanza emozionanti. Come sempre un'emozione ritornare nelle proprie terre, come le chiamo io, i luoghi di Nino.
sono i luoghi dell'infanzia, della crescita, anche della preparazione culturale che poi mi ha portato anche ad andare fuori. Lei ha scelto un genere che oggi è molto di moda, questo del fantasy, ma che cosa l'ha portata al fantasy? Ma il fantasy non sono io ad averlo scritto, l'ha scritto il protagonista, cioè non è una scelta, è una rappresentazione semirreale dell'esplosione di fantasia che ha il personaggio. Quindi il fantasy è nato anche dalla cultura che ha questo ragazzino, quindi all'interno ci trova la mitologia classica greca in Sicilia, ci trova i personaggi della fantasia popolare e ci trova anche tanti personaggi inventati da lui, proprio perché ha questa dono, non lo so, non saprei come chiamarlo, questa capacità, ecco, di estraniarsi dalla realtà e vivere un mondo che non esiste. Domani, mercoledì 23 giugno, alle ore 10:30, una conferenza stampa dell'UILDM e dell'amministrazione comunale di presentazione del progetto A Scuola di Inclusione Giocando si Impara e in particolare dell'inaugurazione del parco giochi inclusivo I Malfatti, che si terrà il prossimo venerdì 25 giugno alle ore 10 in piazza Aldo Moro a Paternò e del concerto dei Ladri di Carrozzelle, che si terrà nella stessa data alle ore 18 presso il parco Giovanni XXIII, meglio conosciuto come Parco del Sole. E a Villa delle Favare, a Biancavilla, si è svolta la premiazione del concorso nazionale di poesia organizzato dal Centro d'Arte e Poesia Luigi Bulla in collaborazione con la Proloco. L'edizione di quest'anno dedicata al poeta biancavillese Antonio Bruno, 90 i partecipanti provenienti da tutta Italia. A Villa delle Favare a Biancavilla si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso nazionale di poesia Verba Volant Amor Manet Cupido in poesia, organizzato dal Centro d'Arte e Poesia Luigi Bulla in collaborazione con la Proloco di Biancavilla. Edizione di quest'anno dedicata alla memoria del poeta biancavillese Antonio Bruno. 90 i partecipanti provenienti da tutta Italia. Ecco i primi classificati nelle varie sezioni. Sezione San Valentino, Noi Due di Melania Sciabovinci di Catania. Sezione dialettale edita e inedita, Zonnu Mematri di Giusi Baglieri di Catania. Sezione tema libero, Sogni di Carta di Angela Bono di Catania. Sezione giovani, Davanti a un foglio bianco di Ginevra Puccetti di Porcara, Lucca. Sezione religiosa, Avanno mi manca di Santo Guglielmino, anche lui di Catania. E infine sezione racconti brevi, Devo dirti addio di Patrizia Vallavanti di Caorso, Piacenza. Il poeta biancavillese Salvatore Greco ha ottenuto un secondo e un terzo posto con le due poesie che ha presentato, intitolate Biancavilla e Misericordia. Ascoltiamo. Quante volte mi sbaglio in carattere, ma poi la salute mi ha chiamato. Lontano, ma presente nella mente, stando attento ai suoi comandamenti. E come una popoletta perduta, ho mugurato il tuo benvenuto. Quando ero vivo, ma pace in anni, mi dicevo, ricorda che il tesoro manca, non vada a nauso e credo che non piace, solo così può avere il tuo cuore a pace. Si viene nella terra e voglio frutti, nei fogli di carta con le parole per tutti, magari non pulisce il tuo tesoro passare, e i figli e i nipoti, il tuo cuore se verranno, ma fosse maledetto come orgoglio, come costringe a fare che non voglio, come una ferita ci mettesse un sale per bruciare la coscienza facendo male. Te prego, Signore, picchi per tua mano, ascolta questa debolezza dei cristiani, come una barca non vagando in pesca, mille malapensieri battono la testa, come un demonio che vuole popolare, hai lo scambio, solo tu mi puoi salvare. Dopo la premiazione ha avuto luogo il recital dedicato al poeta Danita Antonino Bulla, o poeta di Canaricchio, per ricordare i 30 anni della sua morte, e poi il memorial del poeta Alfredo Lanzafame, anche lui scomparso 30 anni fa. Questo era l'ultimo dei nostri servizi. Si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto ancora una volta la nostra informazione. A tutti voi una buona serata.